Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video che inizia un po' così per aria, perché devo aggiornarvi su quanto ho deciso di tenere degli acquisti di Zara perché sta scadendo il tempo e devo assolutamente fare il reso per evitare di ritrovarmi con un sacco di vestiti che non mi piacciono. Come sarà abbastanza ovvio, questo vestitino ho deciso di tenerlo perché è davvero stupendo, non intendo separarmene assolutamente. È bellissimo e lo trovo davvero perfetto per un sacco di occasioni quest'estate e quindi rimarrà nel mio armadio. Sto in realtà ancora aspettando il cinturino marrone che ho acquistato da Mango, l'ho ordinato online, ma sta tardando ad arrivare. Sono più di 10 giorni e l'ordine non è ancora arrivato. Sono abbastanza delusa, ma speriamo arrivi e speriamo soprattutto che mi vada bene perché questo cordino qua non mi piace tantissimo, lo indosserei solo proprio in vacanza, ma così day by day in città non rende proprio il massimo e sono certa che con un cinturino un pochino più elegante, più carino, sarà molto meglio. Intanto andiamo avanti con le cose che ho deciso di rimandare indietro e vi spiego anche il perché. Questo vestitino qua è davvero carinissimo, molto carino il dettaglio dei fiori e questa cucitura qua che lo rende davvero carino, elegante e perfetto per lo stile che piace a me. Ma purtroppo, come anticipavo nel video haul, è un vestitino in poliestere e in estate per me è la morte. Non lo posso indossare assolutamente perché sento troppo caldo e purtroppo non mi posso permettere di tenere nell'armadio per un'intera stagione, un vestitino che poi metterò solo quasi in inverno perché in questo momento voglio di acquistare cose da mettere quest'estate, per cui questo torna indietro. Ma sono un po' dispiaciuta, sarò sincera. Io faccio davvero fatica ad indossare vestitini in poliestere, infatti avevo provato ad acquistare questo giusto per vedere com'era, ma già ora che ci sono 22-23 gradi fuori sto soffocando dentro e direi che non è proprio il massimo. Questi pantaloni qua, che erano quelli un pochino strappati e che sono il modello The New Slim Cropped, sono molto belli, sono sincera, ma non hanno l'effetto che volevo su di me, per cui anche loro tornano indietro, ma poco male perché in realtà gli altri mi sono piaciuti davvero tanto, infatti li sto sfruttando al massimo, ve li ho già fatti vedere in più di un video. E direi che questi sono un acquisto perfetto, ho già tagliato l'etichetta e sono davvero felicissima di averli trovati, anche perché devo dire che la cosa che li rende perfetti per me è questo taglio qua con la vita molto stretta come il modello Slouchy e poi sono larghi sulle gambe e questo li rende molto belli, molto eleganti. Perfetti anche per occasioni in cui bisogna essere un pochino più put together, tipo in ufficio. E quindi questi restano assolutamente. Un altro vestitino che invece torna indietro è sicuramente questo perché la vita scende troppo bassa e dà questa sensazione di avere il torace davvero lunghissimo e le gambe cortissime, ma sono molto dispiaciuta perché è un modello che mi piace davvero tanto, per cui se state cercando un vestitino carino per quest'estate che sia elegante ma allo stesso tempo adatto per i giorni un pochino più caldi, anche per le serate un pochino più calde, questo è davvero bellissimo, un taglio perfetto, ma non per me e non per le persone come me, bassine e con un seno abbastanza piccolo. Un altro che torna indietro è questo top qui, quello con le fascine. Questo mi piace un sacco, ma purtroppo mi sono resa conto che è un acquisto proprio puramente di tendenza. Non lo potrei indossare in ufficio perché è troppo corto. Lo sfrutterei davvero pochissimo per quelle poche giornate in cui sarò in vacanza e per me quindi è un acquisto un po' inutile, un po' spinto dalle tendenze ed è uno spreco di soldi anche se lo trovo davvero carino, ma non è per il mio armadio, diciamo così, non lo indosserei abbastanza.
Un altro vestitino che torna indietro è questo perché l'avevo preso con l'obiettivo di utilizzarlo anche in ufficio, ma in realtà è un po' troppo corto e i vestitini così corti per me vanno bene per le giornate un pochino più casual, decisamente non in ufficio. E tenerlo come vestitino da giornate casual o per le vacanze non è così spettacolare. Da voler investire questi soldi in questo acquisto, per cui lo rimando indietro. È un vestitino molto carino, però non ha niente di così wow come questo, ad esempio, per farmi dire tu devi rimanere assolutamente nel mio armadio. Se state cercando un vestitino all white di qualità, quello sicuramente va più che bene, così come anche questo, ma per me anche questo torna assolutamente indietro perché di nuovo troppo corto e non ha niente di così super wow da farmi dire tu devi rimanere nel mio armadio. Per cui torna indietro anche perché mi sono innamorata tantissimo di altri vestitini che sono usciti questa settimana e voglio recuperare i miei soldi per spenderli in quei vestitini là da vacanza piuttosto che in questi che non sono così spettacolari. Questo qui, anche se sarà un vestito da tenere nell'armadio per quelle veramente pochissime occasioni contate sulle dita di una mano, ma non posso rimandarlo indietro. È troppo bello per essere rimandato indietro, è davvero il vestito bianco perfetto, mi fa davvero sentire benissimo quando lo indosso e direi che non può tornare semplicemente in negozio, deve assolutamente rimanere con me e quindi lui rimane. Avevo azzardato di comprare questo colore, purtroppo non mi piace. Secondo me questo colore non va bene per la mia carnagione, sto ancora cercando di navigare nell'armocromia, ma non ho ancora tutte le competenze, ovviamente, però so vedere quello che non mi sta bene. E questo colore decisamente è un no per me, non mi piace qual è il feeling che mi dà, per cui torno anche lui indietro. Mentre ho deciso di tenere questo vestitino qua, che è davvero elegantissimo, molto leggero, molto fresco anche per le giornate estive e quindi perfetto, è quello che cercavo e non me ne separo. Questo può rimanere anche perché avendo questo taglio così elegante può andare benissimo anche in ufficio e direi che mi serve assolutamente un vestitino da mettere in ufficio per non morire di caldo. Ho finito le cose di Zara. Mi spiace rimandare indietro così tante cose, però è sicuramente per comprarne altre molto più carine e molto più adatte a me. E tutte le cose, a parte il vestitino in poliestere, le sto rimandando indietro perché non stanno bene a me. Però li trovo davvero dei capi bellissimi, altrimenti io non li avrei acquistati. E sicuramente sul fisico giusto saranno davvero da Dio. Io intanto ho trovato quelli che stanno alla perfezione a me e direi che questo va più che bene per il momento perché ora sto cercando di proprio ricostruirmi l'armadio e metterci dentro solo cose che mi fanno sentire molto confident e che sono davvero perfette per il mio fisico. Per cui cerco di evitare di tenere cose che non mi stanno bene, semplicemente. Manca decisamente qualcosa all'appello, forse sono i Bermuda, devo andare a cercarli. Eccoli qua, anche questi decisamente rimangono nel mio armadio, anche perché sono perfetti, lunghezza perfetta. Li avevo presi da mettere in ufficio e sono decisamente un acquisto azzeccato, per cui rimangono. Ora, spero di ricevere questa settimana il cinturino per farvelo vedere e fare un altro po' di unboxing insieme a voi, ma fino ad allora io vi saluto e ci rivediamo tra qualche istante. Eccomi di nuovo qua, fa decisamente strano riprendere dopo 2 settimane dall'inquadratura precedente, ma non avevo scelta, non potevo fare diversamente perché giustamente mi stava scadendo la finestra di reso, per cui ero costretta a fare quel recap di quello che avrei tenuto per farvi vedere tutto quanto
e riuscire poi a rimandare indietro le cose che non volevo più tenere. Nel frattempo, cosa è successo? Sono successe tante cose. Prima cosa, è esplosa l'estate. Le temperature sono già al limite massimo tollerato da me, infatti quando saliamo sopra i 28 comincio a soffrire, ma in tutto questo ci sono anche cose positive. Ad esempio, oggi sono andata a festeggiare il compleanno del figlio di una delle mie cugine che ha compiuto un anno e essendo nato nel 2020 non l'avevo mai conosciuto, per cui è stato davvero bellissimo conoscerlo, incontrare anche alcuni parenti che non vedevo da quasi 3 anni. È stato davvero bello, state vedendo una versione di me molto felice e molto contenta di aver passato una giornata così spensierata in mezzo alla natura e sotto il sole che splendeva, per cui mi rendo conto che c'è anche la parte bellissima dell'estate. Come ho già detto in tanti altri video, sto cercando di imparare ad apprezzare ogni stagione per quello che è. Per cui cerco di non focalizzarmi troppo sulle cose negative, come ad esempio il caldo, e piuttosto cerco di guardare le cose positive. Comunque il video continua con altri aggiornamenti, altri unboxing e qualche consiglio pratico su un argomento molto quotato in questo periodo, che è la valigia, perché io devo partire per una trasferta di lavoro dopo quasi 10 mesi dall'ultima, non ci posso credere, sono passati 10 mesi e colgo l'occasione per magari darvi qualche spunto perché si sta avvicinando il periodo in cui tutti noi cominciamo a fare la valigia delle vacanze, per cui un ripassino insieme non guasta mai. Nel frattempo ho accorciato i pantaloni. Non ci crederete, ma ho accorciato i pantaloni. Questi sono i pantaloni beige che avevo acquistato nel lontanissimo marzo e li ho finalmente accorciati perché ho trovato una sartoria vicino all'ufficio e sono andata lì perché mi sembravano davvero bravi nel loro lavoro, non lo so, il negozio mi dava fiducia e quindi adesso li voglio provare insieme a voi così li vedete già pronti, tagliati, accorciati e poi passiamo tutto il resto perché ho una serie di cosine che vi devo far vedere. Perché ho acquistato delle cose in vista anche della partenza e quindi adesso vi faccio vedere tutto quanto. I pantaloni stanno davvero benissimo e finalmente li vedo anch'io come mi stanno perché quando li ho acquistati mi stavano decisamente lunghissimi e non ero ancora riuscita a vedere proprio il loro vero potenziale. Se non avete visto il video in cui li ho acquistati, ve lo linkerò qua sotto nella descrizione, così poi se avete voglia andate a vederlo perché c'è qualche spunto anche lì, però sono davvero contentissima. Un altro aggiornamento molto importante è finalmente arrivato il mio ordine di mango. Questo ordine che avevo fatto il 12 di maggio per qualche strana ragione, per qualche strano problema del sistema Mango non mi registrava come pacco arrivato in negozio perché ho optato per la consegna in negozio e inizialmente avevo deciso di aspettare per vedere quando finalmente sarebbe arrivato, quando finalmente si sarebbero svegliati e mi avrebbero detto guarda il tuo pacco ce l'abbiamo, ma quando avevo visto che stavano passando più di 2 settimane ho deciso di scrivere una mail e devo dire che sono stati velocissimi, mi hanno risposto dopo pochissimo, ho mandato la mail sabato, ma ovviamente sabato e domenica sono chiusi gli uffici e quindi lunedì alle 10 ho ricevuto la risposta e in realtà il mio pacco era già arrivato, per cui sono andata e l'ho ritirato. Dentro c'è ovviamente l'attesissima cintura che dovrei indossare con il vestitino azzurro che avete visto prima e quindi dopo la proviamo, spero vada bene perché dopo averla aspettata così tanto deve per forza andare bene. Il colore direi che è davvero bellissimo, il dettaglio qua è in oro e devo solo vedere se va bene per la vita perché mi serviva come cinturino piccolo per la vita, ma è un po' troppo largo, direi, e quindi dovrò fare dei buchi in più. Devo solo vedere se va bene
questo colore con il vestitino, perché sennò non ha senso. Non è in pelle, è in similpelle, ma mi piace tantissimo. Poi il colore direi che va più o meno con tutto, perché è un beige marrone grigino, ma molto neutro. Questa cintura è davvero perfetta per questo vestitino, solo che è ovviamente troppo larga, quindi le devo fare qualche buchino in più, ma così il vestitino è esattamente come lo volevo. Questa cintura la preferisco rispetto a quella in corda che era arrivata insieme al vestitino. Poi in realtà avevo comprato anche un'altra cosa perché era in saldo, ma non è decisamente il momento di acquistare questo tipo di abbigliamento qua. Però è una cosa che volevo da tempo e che non trovavo mai, e quando l'ho visto era in saldo e quindi ho detto prendiamolo per la prossima stagione. Ovviamente è un maglioncino. La cosa che mi piaceva di questo maglioncino è questo collo qua, tipo tartaruga, che va fino a metà collo ed è davvero bellissimo, molto elegante. Adesso lo proviamo insieme e vediamo come sta, però sono contentissima di questo acquisto. Dice lana, ma mi ricordo che non ha una percentuale molto alta di lana, adesso vediamo. È 47% acrilico, 45% poliestere e 6% lana. Solitamente questo stile di maglioncino qua li preferisco con una percentuale di lana molto più alta, però questo l'ho preso perché mi piaceva lo stile e l'ho preso anche nell'ottica di indossarlo magari in autunno quando non fa ancora troppo caldo e quindi non è necessario che ci sia proprio una percentuale altissima di lana. Questo maglione è davvero bellissimo, è la perfezione in persona. È quasi peccato che l'autunno sia così lontano, perché lo vorrei indossare subito. Allora, passando ora ai consigli pratici per fare la valigia. Io mi sento abbastanza confident nel dire che sono abbastanza brava a far valigie, però è passato decisamente tantissimo tempo, per cui magari mi sono un po' dimenticata come si fa e quindi ho preso questo come spunto per ripassare un po' insieme a voi e sono andata un po' a rispolverare cosa facevo prima quando dovevo fare una valigia. Allora, la primissima cosa, che è quella più fondamentale, è fare esattamente una checklist delle cose che si devono portare in viaggio. Io per fare la checklist perfetta per me ho uno strano modo, magari non è solo mio, magari in tanti lo fanno. Io parto esattamente, faccio un viaggio mentale di una giornata tipo, tenendo ovviamente anche in considerazione il posto in cui sto andando e l'occasione per cui sto andando. Quindi ripercorro tutta una giornata, cosa faccio e cosa esattamente mi serve per fare tutte quelle cose. Per cui parto magari proprio dal momento del risveglio e per darvi un'idea, quando mi sveglio cosa ho addosso? Ho il pigiama e l'intimo ovviamente. E partendo poi da lì vado a fare poi la lista con tutte le cose che mi servono man mano che vado avanti con la mia giornata, per cui tutte le cose che mi servono per lo skincare, il make-up, tutti gli outfit, accessori vari e cosine che servono poi sempre per varie emergenze e poi cose che servono proprio per il tipo di viaggio che sto facendo. Quindi se è un viaggio più di vacanza, avrò cose che mi serviranno per fare attività in vacanza, mentre se preparo la valigia per una trasferta di lavoro, ovviamente cercherò di mettere dentro cose che mi servono per affrontare le giornate lavorative lontano da casa. Una volta fatta questa lista, ho
Quindi fatto il riepilogo delle cose che mi mancavano e quindi sono andata a comprarle, per cui adesso vi faccio vedere un po' di cosine che ho acquistato da portarmi via e spero in questo modo magari di darvi qualche spunto delle cose che proprio non si devono dimenticare quando si parte. Allora, ho fatto un po', giusto un po' di shopping, lo ammetto, ma sono solo cose necessarie e ne avevo comunque bisogno. In generale, partiamo prima dalle cosine che ho acquistato nel supermercato e sono andata al DM e all'Esselunga dove trovo la maggior parte delle cose che mi servono. Provo a pescare tutto quello che ho comprato e man mano che tiro fuori ve le faccio vedere. Allora, la primissima cosa, proprio puntualissima, è questo pacchettino di salviettine umidificate igienizzanti e queste sono davvero salvavita in viaggio, servono sempre, soprattutto a me che sono un po' fissata con l'igiene, quindi le userò in tantissime occasioni, ad esempio per lavarmi le mani perché io odio usare i gel disinfettanti, trovo che non siano proprio utili per lavarsi le mani, quelli uccidono un po' di batteri, però la sporcizia rimane sulle mani. Per cui preferisco sempre utilizzare le salviettine disinfettanti. Poi mi serviranno un sacco, ad esempio in treno, per pulire le superfici, perché magari continuerò a lavorare anche in treno e quindi preferisco igienizzare prima le superfici, perché anche se dicono di farlo, io non mi fido tantissimo, per cui preferisco pulirmi le cose da sola, così sono certa che sono state veramente disinfettate. E poi serviranno in tantissime altre occasioni, tipo ad esempio quando mi sbrodolo tutto il cibo addosso perché puntualmente capita, e poi per pulire tante altre cose, come ad esempio il comodino vicino al letto nell'albergo. Io so che fanno le pulizie, però non mi fido delle cose che usano per pulire le superfici, quindi quelle che devono proprio utilizzare a contatto con le mie cose devono essere pulite da me. E quindi queste saranno davvero utilissime e indispensabili. Altre salviettine, queste sono le salviettine intime, sono molto utili perché quando siamo fuori di casa sono sempre necessarie. L'igiene è importantissima, lo sappiamo tutti, non devo farvi la lezioncina su questo. Poi mi sono acquistata uno spazzolino. Questo qua non l'ho mai provato, è uno spazzolino nuovo di Mentaden ed è uno spazzolino dalle setole morbide. Io ne ho bisogno perché ho le gengive e i denti molto sensibili e quindi l'ho voluto provare perché di base uso quello della Bio Repair, ma ho voluto provare questo perché mi piaceva tantissimo esteticamente, lo ammetto, e quindi vediamo se mi piace anche come lava e com'è sui denti e sulle gengive. Altre cosine, ho preso il dentifricio mini. L'obiettivo è quello di avere meno cose che appesantiscono dentro la valigia e quindi anche se costa molto di più in proporzione rispetto al pacco grande, ho preferito comprare comunque la miniatura perché le mie spalle e le mie braccia sono preziose e non voglio distruggermi portando dietro peso inutile, per cui ho preso questo dentifricio della Elmex che è quello che uso normalmente, ma è in versione mini, per cui magari non lo finirò in questo viaggio perché vado via per 5 giorni, ma sarà utile decisamente anche per altri viaggi che farò nei prossimi mesi, per cui non andrà sicuramente sprecato. Poi ho acquistato il detergente intimo, questo lo compro sempre, mi piace un sacco questo qua di Neutromed. Poi ho acquistato lo shampoo che mi stava per finire e anche se sto andando in una struttura alberghiera dove sicuramente ci saranno gli shampoo e il bagnoschiuma a disposizione, ma non mi trovo quasi mai bene con i prodotti che hanno gli alberghi e quindi ho preferito comunque portarmi le mie cosine e ho ricomprato quindi lo shampoo e il balsamo
della BioPoint, che è il mio shampoo e balsamo che uso in questo momento ed è quello che preferisco. Ovviamente queste sono confezioni gigantesche, per cui ho comprato anche due mini dispenser. Questi li ho comprati sempre al DM. E li ho presi in versione dispenser perché ho già dei barattolini da viaggio, però sono più piccoli e sono molto difficili da utilizzare per lo shampoo o soprattutto per il balsamo, che ha una consistenza un po' più difficile da far uscire da un barattolino classico, per cui serve questo qua, tipo versione dispenser. Questi sono tra l'altro perfetti perché sono 100 ml, quindi saranno sicuramente utilissime anche per viaggi futuri. Finora tutto quello che vi ho fatto vedere l'ho acquistato al DM, tranne questi due che li ho acquistati all'Esselunga, ma si trovavano anche al DM, credo. Forse non ci ho fatto caso, però sicuramente c'erano delle miniature di dentifricio, però forse costavano di più, per quello non le ho acquistate. E poi lo spazzolino mi ero dimenticata di acquistarlo e quindi l'ho comprato all'Esselunga. Poi un'altra cosina che ho acquistato sempre al DM è la crema versione mini. Questa non l'ho mai provata, ho provato anni fa la crema per il viso, quella al burro di karité, sempre di Leo Crema, e questa l'ho presa soprattutto perché in questo periodo proprio la pelle che la sento tirare, ho bisogno di un sacco di idratazione, per cui ho acquistato questa crema qui perché è decisamente comoda in questo formato mini, così non mi devo portare la mia crema gigantesca di Bath & Body Works. Questo qui che non ho mai provato, questo l'olio doccia, e l'ho preso perché promette un sacco di idratazione, ma poi ha un profumo davvero pazzesco, è buonissimo, sa di cocco. E io sono un po' così, mi piace andare in viaggio, mi piace andare in posti nuovi, però poi quando sono lontano da casa sento la mancanza e quindi ho bisogno di qualche coccola, e ho scelto questo come coccola per questo viaggio, e così spero di darmi una coccola in più dopo le giornate di lavoro e sentirmi un pochino più a casa, anche lontano da casa. Le ultimissime cose che ho acquistato al DM sono queste qua, che sono altre salviettine disinfettanti. Queste sono in versione mini, perché ovviamente queste saranno quelle che terrò più a portata di mano nella borsetta, mentre le altre le metterò direttamente in valigia. E poi ho comprato un po' di cibo, perché il cibo per me è importantissimo. Guai se me lo tolgono, guai se mi manca, divento davvero cattivissima. Per cui mi sono attrezzata, ho comprato le mie barrette preferite, che sono queste qua di Raw Bite. Di solito compro quelle in pacchettino rosa, che sono un pochino più proteiche, però questa volta erano scontate e non c'erano. E ho acquistato queste qua, che non ho mai provato in realtà. E ci sono queste qua, Vanilla Berries e Cashew. Quindi vaniglia e frutti di bosco, e poi questa qua che ha gli anacardi. Poi ovviamente ho comprato anche dei cracker per giornate in cui si fa fatica ad andare a mangiare in tempo. E passando alle cose che ho acquistato all'Esselunga, ho comprato le mie barrette preferite in assoluto in questo periodo, quindi queste di solito le amo tantissimo, ma le barrette che sono diventate una vera dipendenza per me in questo periodo sono queste, e sono delle barrette del marchio Somerset e sono 100% Pure Bars, quindi ingredienti naturali senza zuccheri aggiunti e senza glutine. Sono davvero perfette perché non mi danno fastidio alla pancia e le digerisco davvero benissimo. E sono composte soltanto da datteri, pistacchi, burro di cacao e un po' di antiossidanti, ma non c'è altro di
strano aggiunto dentro e sono davvero perfette perché sono dolci con un tocco di croccante e hanno la giusta quantità di carboidrati e proteine per uno spuntino perfetto. Poi l'ultimissima cosa che ho acquistato sono le mie capsule, però queste ovviamente non me le porto in viaggio, me le porto in ufficio e le lascio lì perché sono le capsule Starbucks che bevo quando sono in ufficio. Ho finito con le cosine acquistate nei supermercati e queste mi mancavano da mettere poi in valigia. Poi ho fatto degli acquisti in più di cose che proprio mi servivano in emergenza e le ho acquistate su Amazon, per cui ora le vediamo insieme. Allora, devo capire qual è il mio pacco perché ho comprato due cose simili, una per me e una per il mio ragazzo, direi che è quello più grande suo. Apriamo intanto il mio e poi quando arriva lui le faccio aprire le sue. Allora, ho comprato un paio di ciabattine perché non ne ho un paio estive. Direi che queste qua ormai sono da mettere via perché fa un po' troppo caldo e mi servivano le Infradito come ciabattina da mettere in casa e quindi ho pensato che fosse ottima e giusta l'occasione quella di dover partire per comprarle subito, anche perché meglio essere un pochino più presentabili perché spesso mi prendono in giro per le mie pantofole pelose, ma io le adoro per cui possono anche prendermi in giro quanto vogliono, non ci rinuncerò mai. Ho comprato le Havaianas su Amazon e ho preso questo colore davvero bellissimo. È tipo un beige dorato talpa, non lo so, sembravano più dorate sul sito, ma dal vivo le adoro tantissimo, mi piacciono tantissimo, le preferisco anzi così. E le ho pagate davvero pochissimo, c'era un'offerta lampo. Le ho pagate 10 euro e direi ottimo acquisto per me. Poi, perché non vi ho spiegato che tipo di lavoro faccio, io lavoro negli eventi e quindi sto partendo per fare un evento. Giustamente lo staff che lavora agli eventi quasi sempre deve essere all black e siccome non avevo un paio di scarpe all black, anzi ne ho uno, però sono dei mocassini in pelle eleganti e siccome dovrò indossare all black per almeno 2 giorni, forse anche 3 o 4, avevo bisogno di una scarpa aggiuntiva e quindi ho comprato in emergenza un paio di scarpe su Amazon di un marchio sconosciuto, un marchio così a caso, una cinesata ovviamente, ma come scarpa così da battaglia durante gli eventi ho pensato potesse essere un'ottima soluzione anche perché le ho pagate davvero pochissimo, le ho pagate 30 euro e quindi scopriamo insieme se ne valsa la pena o se bisogna rimandarle indietro. Spero sinceramente di no, anche perché mi servono. Allora, ho comprato queste scarpe da ginnastica. Che sarò sincera, ho cercato su Amazon anche marchi un pochino più conosciuti dai quali acquisto di solito e non mi piacevano. Le immagini non so se rendevano poco, ma sembravano davvero scadenti, tipo scarpe di Nike, di Reebok, di Adidas. Erano davvero messe male nelle foto, per cui ho preferito spendere di meno per un marchio sconosciuto, ma dove un sacco di gente aveva acquistato e c'era rimasta davvero contenta. Quindi ho preso queste scarpe da ginnastica nere, all black, e spero mi vadano bene. Ho preso la 39 perché le scarpe da ginnastica devono andare un pochino più larghe. Devo dire che la qualità sembra davvero ottima per 30 euro di scarpe. E
sono anche leggerissime. Adesso le provo e vi faccio vedere come mi stanno e vi dico anche qual è il feeling della scarpa indossata. Eccole qua le scarpette, sono davvero carinissime, leggere e comode direi, non sono proprio la comodità assoluta. Se devo fare un paragone tra le mie Campus e queste, non sono così morbide decisamente, però fanno la loro scena per 30 euro. Questa parte qui non mi sta convincendo tantissimo perché è un po' larghina, quindi non dà abbastanza supporto, il mio piede ci balla un po' dentro, forse mi stanno un po' grandine, per cui magari ne ordino un altro paio più piccole e queste le rimando indietro, però vanno decisamente bene, direi. Come ultima cosa, organizzo gli outfit che mi servono in viaggio e organizzo ovviamente anche tutti gli outfit che dovrò indossare nei giorni che precedono il viaggio, perché così mi assicuro di non indossare cose che poi mi servono da portare via, e quindi in questo modo lavo poi tutto quello che mi serve e stiro ovviamente tutto quello che va stirato e comincio già a mettere via delle cose in valigia. A proposito di questo, devo letteralmente darmi una mossa perché questa giornata sta finendo, io ho letteralmente una montagna di vestiti e di cose da stirare, da mettere a posto, da mettere via, perché giustamente ho fatto 50.000 lavatrici e adesso devo sistemare tutto. Il mio video direi che può finire qui perché abbiamo fatto un po' di tutto e sarà diventato anche lunghissimo nel frattempo. Detto questo, come sempre, vi ringrazio di essere passati da qui anche oggi. Vi mando un mega abbraccio gigantesco, godetevi l'estate, godetevi il sole e tutto il bello che c'è. Noi invece ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, per cui mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi per essere avvisati quando caricherò il prossimo video. Ciao!